Grazie a un importante gesto di solidarietà di Confindustria di Chieti Pescara, la TIN, terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, potrà beneficiare di 3 nuovi ventilatori polmonari neonatali per i neonati prematuri o con patologia respiratoria. I macchinari di ultima generazione, del valore complessivo di 100.000 euro, sono stati consegnati nei giorni scorsi nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sala riunioni della Direzione Generale dell'ASL di Pescara. Alla presenza di Vincenzo Ciamponi e Vero Michitelli, rispettivamente direttore generale e direttore amministrativo della ASL di Pescara, Susanna Di Valerio, direttrice dell'unità operativa complessa di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, e Silvano Pagliuca e Luigi Di Giosaffatte, presidente e direttore generale di Confindustria di Chieti Pescara. Al nostro microfono il presidente Pagliuca spiega che è una donazione che riempie l'orgoglio le imprese di Chieti e di Pescara, che hanno contribuito in maniera fattiva a questa raccolta di fondi e che, devo dire, visto l'acquisto che ne è stato fatto di ventilatori polmonari neonatali, è anche un messaggio di speranza, cioè un gesto anche di attenzione verso i giovani piccoli, appunto i neonati, e quindi il futuro dell'Italia. Noi in realtà abbiamo fatto anche di più, nel senso che ad oggi abbiamo raccolto circa 270.000 euro e abbiamo distribuito in maniera equa tra le ASL, diciamo, di Pescara, ma anche di Lanciano Vasto Chieti, abbiamo incluso anche la Caritas, quindi abbiamo cercato di coprire vari settori, quindi un sostegno necessario per le attività di questi enti. Dottoressa Susanna Di Valerio, direttrice dell'unità operativa complessa di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, perché sono importanti questi 3 ventilatori polmonari per il vostro reparto? Allora, i ventilatori sono importanti perché sono di ultima generazione, perché vanno ad ampliare quelli già esistenti e quindi ci permettono di affrontare in questo momento storico con l'epidemia di bronchiolite anche questa patologia. Per riuscire così a trattare nell'ospedale, a non trasferire questi lattanti che altrimenti sarebbero stati trasferiti in altri istituti di cura. Abbiamo assistito, come diceva lei, quest'anno ad una recrudescenza di queste bronchiolite legate al fatto che quest'anno ci sono meno chiusure legate alla pandemia. Esattamente questo, il virus si era solo addormentato, non circolava più perché eravamo tutti chiusi in casa, invece quest'anno purtroppo si è avuta una riacutizzazione. Però possiamo stare, tra virgolette, tranquilli, la ASL di Pescara ha la capacità di trattare questi pazienti.